Faccio questo video nell'intervallo del match Marocco-Iran sullo 0-0 per i mondiali, però non faccio per la partita, faccio per un'altra cosa. Dunque, ieri sono stato da mio cognato e mi dà una notizia, ma io già ho sentito questa notizia. Mi dà la notizia che la Juve forse interessava un grande giocatore, che in Portogallo se ne parla tanto. E Cristiano Ronaldo si parla, no? Ma Cristiano Ronaldo alla Juve non può venire per un motivo. Primo, prende 23 milioni adesso all'anno. Secondo, ha chiesto l'aumento di 40 milioni al Real Madrid. Noi, massimo, il tetto ingaggio della Juve è 7 milioni e 5. Poi, lo voglio vendere il Real 100 milioni, cash e più Dybala. Arrivi a 200, ma sicuramente non lo vendo a 200. Volendo, diciamo, fare questa ipotesi di trattativo, la Juve si prende Ronaldo, però deve cedere Dybala, Higuain e Douglas Costa messi insieme, perché per Douglas Costa hanno offerto 100 milioni il Manchester City, poi Dybala avrà i suoi 100 e Higuain quei 75, 275 milioni, ha fatto il calcolo all'incirca. Prendi Ronaldo e gli paghi forse un anno di stipendio o due, ci va bene così, sì, però devi vendere tre giocatori più uno, ne vale la pena? Lui c'ha 33, Dybala c'ha 25 e Douglas Costa non so quanti ne ha, 24, 25 pure, non è quella, la Juve non fa mai queste cose. Però se la Fiat dice toh, investo 300.000, ma non lo fa mai. Non lo fa mai. La Exof non lo fa. Pogba, quando abbiamo preso Higuain è partito Pogba, ecco, vedi? Uno esce, uno entra. E allora, mettetevi il cuore in pace che Ronaldo non arriva. Primo. Secondo, ieri avevo fatto un video su Allegri, che ho fatto respect perché Stefano non è andato al Real Madrid. Però non ho letto l'intervista che ha fatto al Corriere dello Sport. Fino a un certo punto andava tutto bene. Poi ha cominciato a mettere la lingua dove non deve mettere. O non si sta zitto con la lingua. Tu puoi criticare un giocatore se non va bene, che ti rompe le palle nell'allenamento, quando ne entra dentro gioca male. Là c'è tutte le ragioni del mondo a criticarlo. Ma quando si tratta di cose di società, tu non devi mettere becco, perché la società, se lo decide di vendere, è un conto. Però se non è in vendita, tu ti devi stare zitto, devi stare con la lingua tagliata. Tu non puoi andare a dire al Corriere dello Sport Dybala sta ancora un altro anno con noi, massimo due, e poi andrà un'altra squadra, una grande squadra. Allora lo stai cedendo, dicendo così lo stai, se non lo cedi quest'anno non si sa mai, se non lo cedi anche quest'anno. Tu devi fare le cose di campo, non le cose della società. La società ci pensa Marotta, Paratici e Nedved. Tu fai le cose di campo, per questo chiudo. Perché Dybala è un giocatore della Juventus, è un patrimonio della Juventus. Tu devi fare l'allenatore della Juve se stai ancora qua, se no te ne vai a fare in culo, come è andato Conte. Se non vuoi stare qua, via, anche tu. Anche se hai dato la parola a Andrea Agnelli, che però non devi dire ste cazzate. Non le voglio più sentire, non le voglio più leggere sul Corriere dello Sport. E va bene. Era questa la romanzina. Mi era dimenticato. Ieri non l'avevo letto, l'ho letto oggi. Solo che non. E va bene, vi saluto ragazzi e vado a vedere il secondo tempo di questa partita noiosa. Vabbè, ciao.